ha reso una persona più libera. La felicità di una persona sta nella soddisfazione di fare quello che ha deciso e scelto di fare. Essere più numerose ci darebbe più forza. È una lotta, non è sempre una lotta drammatica o triste, a volte è anche esaltante. Come se avessi voluto dire, voglio fare l'astronauta. Non tutti capivano cosa stessi facendo. In Italia gli studi di genere praticamente quasi non esistono. Come se vivessimo nella grotta di Platone. Vediamo le ombre e pensiamo che siano la realtà. Ci sono una marea di ragioni per cui può essere più difficile. A volte funziona come un orologio svizzero e un'altra volta invece a volte funziona come un baraccone di un circo. Guardare le cose lasciandosi anche trasportare. Al di là della retorica, via. Al di là di quelle che potevano essere le menzogne adulatrici, via. Cioè, da suicidio, il lavoro più pericoloso del mondo. Cambi il mondo perché cambi te stesso. Proprio per rimanere in vita. La possibilità, attraverso anche gli altri, di creare. Sei lo psicanalista di te stesso perché puoi dare voce al tuo dolore. Una cosa che non lascerai mai, neanche per un bimbo. Un po' ci si tocca, le anime un po' si sfiorano. Costruendo, non so, una casetta di legno, per dire, da dentro anziché da fuori. È la cosa che ti pacifica con te stessa e con il mondo esterno. I momenti più felici della mia vita, ecco, sono quelli. È un percorso, la vita, e dove dobbiamo migliorarci. Per avere contatti con la realtà, con te stessa, per poter modificare questa realtà. Che fare col mistero, con quello che non si sa. Non avrei mai creduto che dopo di me ce ne sarebbero stati così tanti. Le donne sono delle bestie interessanti. Registe. La storia del cinema, firmato al femminile.